città ci fossero state delle presenze di gente che non è abitualmente ospitata qui a Crotone. Ora crediamo che sia arrivato anche il momento della promozione della nostra città, anche in virtù di tutte le esperienze che Crotone sta ospitando sia a livello sportivo che culturale, quindi riteniamo che si possa prendere l'acceleratore anche sulla promozione, tentando in questo periodo in cui probabilmente la gente comincia a riflettere su dove trascorrere le proprie vacanze, a candidarci come meta per le prossime vacanze estive, ma ovviamente non solo, perché Crotone poi è una città che può facilmente ospitare turisti non solo nel periodo estivo, ma anche in altri periodi dell'anno. Allora, la campagna che promuoviamo stamattina si articolerà in due segmenti. È una campagna che andrà più su un piano nazionale e di ampio livello, con un video che è stato promosso su tutti i social network, spingendo in modo particolare su quei luoghi dove Ryanair fa le tratte per l'aeroporto di Crotone, quindi con Roma, con Pisa e con Milano Bergamo. I social network su cui è promosso questo video, che tra un po' vi faremo vedere poi i dettagli tecnici che vi darà Felice, sono Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus, Vimeo e YouTube. Sono già attivi tutti da ieri e nonostante non sia stata fatta alcuna forma di comunicazione e di pubblicità, perché io ho chiesto di non farla fino al momento in cui non presentavamo alla città appunto questa operazione, sono stati comunque 250 mi piace che da ieri a stamattina hanno cliccato su Facebook, quindi vuol dire che già una visibilità si è avuta. Si è creato oltre al video un logo che è di Crotone, lo vedrete tra un po', che vuole essere riassuntivo sia dell'invito a vivere la città di Crotone nel pieno di tutte le sue potenzialità, sia il classico viva, di evviva, un po' voglio dire tifosamente, facciamo un tipo per la nostra città come sede turistica. E poi accanto a questa campagna di ampio respiro culturale c'è una campagna di sensibilizzazione ai nostri concittadini. Questo perché vorremmo che nel tentativo di far diventare più accogliente la nostra città potessimo coinvolgere anche chi la città vive quotidianamente e far capire che se qualcuno viene a fare visita a Crotone forse venisse a far visita nelle nostre case. Quindi un invito a mantenere la città più decorosa e più dignitosa possibile per fare ognuno di noi la propria parte e per tenerla a meglio. Questo perché capita soprattutto sui social che vengono postate, vengono inviate delle immagini che sono quasi sempre quelle delle cose che non vanno, delle cose negative, un po' per stimolare noi a fare meglio, però probabilmente non ci rendiamo conto che l'immagine che poi esportiamo è quella di una città che ha delle vecchie, ha dei virus. Vorremmo invece in questo modo invitare tutti i nostri concittadini a fare in modo che l'immagine che diamo di Crotone è quella migliore possibile. La campagna, ripeto, è partita ieri e andrà avanti per 3 mesi in maniera proprio, diciamo, a tavolo battente, sarà un passaggio continuo, mentre il sito resterà attivo per 3 anni e verrà gestito ovviamente poi dal Comune di Crotone. La campagna invece locale partirà nella metà maggio, andrà avanti fino a metà giugno, un mese in cui, ripeto, tenteremo di sensibilizzare tutti alle buone pratiche e nel tentativo di farci trovare pronti appunto dal mese di giugno in poi. Ora, se non ci sono cose che volete chiedermi prima, io vi farei mostrare la mia felice, sì, la campagna. Questo è il video che trovate.
Giuseppe, se non dico male, verranno poi fatti dei video più brevi, da questo, altri tre video più sintetici da questo che è quello più complessivo. E un altro video accompagnerà anche la campagna locale, un altro video però ancora in fase di realizzazione, quindi non ve lo possiamo mostrare stamattina. E non so se ci sono domande, adesso sono dimenticato di dire qualcosa. Il video è stato prodotto da, è stato realizzato da Dario Nicoletta, che è un nostro concittadino, anche se in questo momento opera anche fuori della nostra città, e tutta la campagna di comunicazione invece è gestita da San Salone. Volevo chiedere, per quanto riguarda la cartolenistica, cioè si vogliono portare turisti, ma magari poi arrivano alla rotonda e non hanno l'indicazione. No, siccome ho visto qui sotto un'insegna che rimanda a varie, al museo, proprio qui alla sbarra, non l'avevo vista finora, mi chiedevo pure agli incroci. Allora, questa è una cartolenistica nuova, che c'è sia qui sia sul lungomare, ma che sarà prodotta altra. Anche il nostro centro storico, dove stiamo lavorando su questo. Non di entrare in